Grazie. Cari colleghi ed amici, io vorrei anzitutto ringraziare di nuovo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'ISPRA, suo braccio operativo, che hanno organizzato questa conferenza nazionale sullo stato di conservazione e sul monitoraggio della biodiversità in Italia. Ringrazio in particolare per avermi invitato, chiamato a rappresentare le società scientifiche faunistiche nazionali, società scientifiche che hanno partecipato con entusiasmo e con competenza a questa iniziativa e che hanno fornito gli specialisti tassonomi ed ecologi che hanno collaborato alla stesura del terzo rapporto nazionale della direttiva Habitat, i cui risultati sono riportati in uno specifico volume che ci è stato distribuito e che oggi e domani verrà presentato. Io sono qui quindi a portare il saluto delle società scientifiche, con questo inteso un po' tra virgolette come decano degli zoologi faunisti, per usare il termine scherzoso che è stato proposto in particolare dall'ISPRA, dal suo responsabile e dall'amico Genovesi. Ma in primo luogo sono anche in rappresentanza del Comitato Scientifico per la Fauna Italiana, di cui sono presidente, un ente fondato nel 1952 che è emanazione paritaria dell'Unione Zoologica Italiana e dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, un ente che ha coordinato alcune importanti iniziative editoriali sulla tassonomia e sullo studio della biodiversità, come la fauna d'Italia dal 1956 a oggi, sono uscite 48 monografie per oltre 9.000 specie trattate. La felice collaborazione di questo comitato con il Ministero dell'Ambiente ha prodotto poi le checklist delle specie della fauna italiana tra il 1993 e il 1995, che hanno posto il nostro paese primo nel mondo ad avere la lista completa della biodiversità animale a livello specifico, con le oltre 58.000 specie validate da una rete di 270 specialisti tassonomi italiani e stranieri, tanto per di qualche numero, come si diceva prima, è aggiornata anche dei numeri. E infatti sì, sarebbe corretto dire biodiversità numerica, quella di cui trattiamo, soprattutto in certi casi, insomma. Ricordo appena il progetto CKMAP con la banca dati georeferenziata di oltre 600.000 dati genomici per oltre 10.000 specie della fauna italiana e varie altre iniziative di grande interesse, tra cui ricordo appena la riedizione nel 2003 della iconografia della fauna italica del 1832 di Carlo Luciano Bonaparte, base della faunistica nel nostro paese che parla di Italia scientifica prima ancora che esistesse un'Italia politica, quindi di particolare rilievo. Oltre a questo Comitato Scientifico per la Fauna Italia, le società scientifiche di cui porto il saluto sono essenzialmente tutte quelle che hanno partecipato alla stesura dell'attuale rapporto, secondo le richieste della direttiva, e che hanno fornito una prima valutazione e validazione concreta dello stato di conoscenza delle specie, delle prospettive future e tramite le linee guida per il monitoraggio. Queste società sono l'Unione Zoologica Italiana, cui già ho accennato in parte come comitato, ma anche con un proprio progetto specifico di banca dati nazionale sulle specie invasive, di cui ci parlerà domani l'amico Marzio Zapparoli. La Società per lo studio e la conservazione delle libellule, o donata IT, l'Associazione Italiana Ittiologi d'Acqua Dolce, la AIAD, la Societas Herpetologica Italica, SHI, l'Associazione Teriologica Italiana, ATIT, cioè di tutte queste avranno degli specifici interventi nella mattinata di domani, soprattutto. Il lavoro prodotto in questo caso è stato un esempio di sinergia in cui tra il Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, l'ISPRA, le regioni e le province autonome che hanno fornito i dati del monitoraggio, una quantità enorme di dati, come già si diceva, sulle specie in direttiva Habitat e le sole. Scusate. E le società scientifiche che hanno fornito soprattutto gli specialisti tassonomi per la validazione a livello nazionale dei dati faunistici e fornito i giudizi nazionali sullo stato di conservazione delle specie, sulle situazioni di minaccia e sulle prospettive future di tutela e di conservazione.
Un'ultima considerazione che mi preme rimarcare è il ruolo che le società scientifiche possano avere in futuro nel coordinare ed attrarre i tassonomi a livello professionale ed amatoriale che in questo momento di crisi generale delle discipline naturalistiche sono in realtà rimasti come unici depositari delle conoscenze faunistiche di base, indispensabili per la tutela e la gestione della fauna. Ma se vediamo l'interesse con cui hanno reagito partecipando a questa chiamata raccolta, diciamo, del Ministero e dell'ISPRA, c'è da avere delle buone speranze, insomma. Due sole, proprio come rapporto tassonomia e gestione ambientale e rapporto tra banche dati e musei naturalistici e musei scientifici. Si apre un po' la necessità di introdurre due o tre parole, che verranno poi trattate in futuro, che sono appunto tassonomi, numeri della biodiversità numerica, attenzione agli aspetti di biodiversità delle comunità e approfondire ancora altre due parole che sono i musei scientifici, le collezioni naturalistiche e la citizen science come prospettive per il futuro, ma è un discorso che riprenderemo in seguito. Grazie. Grazie.